neuroni specchio sono stati scoperti, direi, in parte per merito, in parte per fortuna. Il merito è che molti anni prima della scoperta dei neuroni specchio noi qui abbiamo adottato di studiare la scimmia in maniera etologica, cioè invece di mettere le scimmie in un cubicolo e farle muovere qualche leva come si studia di solito il sistema motorio, noi giochiamo con la scimmia, gli diamo un pezzettino di cibo, vediamo cosa fa, vediamo quando mette in bocca, e simultaneamente studiavamo l'attività del cervello. Questo approccio, che era nuovo per il sistema motorio, ci ha messo nelle condizioni di trovare cose inaspettate. Questo approccio di giocare, diciamo, con l'animale ha portato alla scoperta dei neuroni specchio, che poi se non c'era non li trovavamo, quindi lì ci vuole anche un po' di fortuna. I neuroni specchio sono dei neuroni abbastanza originali, in quanto rispondono sia quando una persona, un individuo compie un'azione, ad esempio afferra un oggetto, o quando vede un'altra persona fare la stessa azione. La sorpresa è che lo stesso neurone codifica due cose radicalmente diverse, come l'azione mia e l'azione di un altro, e questo indica che l'azione dell'altro in qualche maniera entra dentro di me e io la riconosco perché ho una copia dell'azione fatta dall'altro. Questo sistema, il meccanismo specchio, meccanismo mirror, non è solo presente nelle azioni fredde come quello di afferrare, ma anche nella capacità di riconoscere le emozioni degli altri. Quindi nel momento in cui io vedo uno che ha dolore, ha gioia, ha disgusto, ho un sistema dentro di me che riflette esattamente questo, ma non in maniera cognitiva. Cioè proprio gli stessi neuroni che, diciamo, indicano, ad esempio nell'esperimento che abbiamo fatto noi, il disgusto, si attivano se vedo una faccia disgustata. Quindi è un disgusto che entra dentro di me, non è una cosa cognitiva, ho capito che è uno disgustato. E questa è un'enorme differenza, perché vuol dire che quello che sente l'altro lo sento anch'io, non è che solo lo capisco. Più esperienze noi facciamo, più la nostra capacità di capire gli altri aumenta. Un bambino piccolo che non sa camminare e vede un altro bambino camminare non ha un'attivazione dei neuroni specchio. Se invece impara a camminare, in quel momento il camminare dell'altro entra dentro di lui. Quello piccolo che non sa camminare, se vede un altro gattonare, invece gli si attiva il neurone specchio. Quindi il gattonare lo capisce, camminare per lui è mistero, c'è uno che si muove lì, ma non è ancora qualcosa che lui capisce. Ma la nostra scoperta ha dato una specie di copertura scientifica a qualcosa che la gente sentiva, che andando incontro a un individualismo spinto portava all'infelicità. Quindi aver dato una base scientifica a coloro che pensano che l'empatia e i rapporti sociali siano molto importanti e non solo la felicità individuale, ha avuto un notevole peso sociale, molto maggiore di quello che pensavamo noi quando abbiamo scoperto i neuroni specchio. L'empatia esiste, è un meccanismo naturale che noi abbiamo e che eventualmente la società tende a diminuire.